E buongiorno a tutti. Allora, ieri sono stato alla BMW Auto Torino di Villorba a Treviso a fare il test ride della nuova BMW LGS 1300. La moto si presenta bene come sembra, insomma, anche dai video, dalle fotografie, dalle prove. Si lascia cavalcare in tutta sicurezza. Io sono alto 1,85 m, tocco benissimo per terra. Per il peso che ha, una buona maneggevolezza, diciamo. Allora, volevo anticiparvi, per prima cosa, diciamo, le cose che non mi sono piaciute, diciamo, no? E lo dico subito. Dopodiché i giudizi positivi li lascio nel video. Allora, le cose mi sono piaciute. Diciamo una certa rumorosità meccanica, soprattutto o al minimo o ai bassi regimi. Dopodiché, quando il motore sale di giri, tende a essere o sparire o essere coperto, diciamo, dal rumore proprio della marmitta, del suono di scarico, dell'aspirazione e quant'altro, perciò dopo diventa molto piacevole. Però al minimo e regimi bassi è parecchio presente, diciamo. Qualche centimetro in più sul cupolino davanti non guasterebbe. Comunque il riparo è buono e le turbolenze non sono fastidiose. C'è qualche turbolenza sul casco, ma non dà fastidio e funziona bene. Cos'altro? Vabbè, un po' il peso, ma adesso la faccenda è un po' controversa perché qualche testata giornalistica dice che pesa quasi più di quella vecchia del 1250, ma non so quanto possa essere reale, se sono state fraintese, diciamo, i dati, se sono stati fraintesi a vuoto, peso a vuoto dichiarato dalla casa o peso con la benzina. Comunque a me non è sembrata nel movimento, nell'andare pesante, anzi mi ha dato un grandissimo senso di sicurezza. Stabilissima, è da viaggio quella. Questa moto è fantastica. Bene, andiamo a vederci il video. E quello che esprimo è un parere, modesto parere di un motociclista, un utilizzatore. Non sono un tester, non sono un pilota. Esprimo solo le sensazioni che ho provato nel salire sopra, nel guidarla, nel portarla. Spero che possa essere di aiuto a qualcuno, queste mie considerazioni. Grazie per la visione e alla prossima. Buon di ragazzi. Troviamo questo gioiellino della tecnologia tedesca. Up.
Allora, la moto è fantastica, comfort, comfort soprattutto se si comincia ad aumentare la velocità. Alle basse velocità diciamo che la risposta sulle asperità sarebbe un po' da stradale, tipica da stradale, un po' secca, comunque una grandissima stabilità. Raggiungi delle velocità diciamo da ritiro patente senza neanche accorgertene, molto equilibrata, perfetto. Cambio è una cosa favolosa, cambio il quick shifter, funziona da Dio. Riparo all'aria, anche se ci fossero qualche centimetro di più in altezza sarebbe meglio. Comunque la sella diciamo che ha uno schiumato tutto sommato molto consistente, ma è confortevole, è fatta anatomicamente, è bellissima, è fatta molto bene. Si sente che è nata per viaggiare, per fare chilometri, senza dar fastidio, senza, cioè, metterti veramente a tuo agio. Che dire, potenza ce n'è fin troppa, cioè non manca. Se qualcuno venisse a dire che a questa moto mancano cavalli, direbbe veramente una stupidaggine. Frenata, non ho fatto frenate pazzesche, però si sente che la potenza c'è tutta, molto modulabile. Sono stato impressionato, certo sono stato impressionato. La linea è una cosa ovviamente che è personale, pertanto non spenderò parole per niente. I particolari sono ben curati, niente da dire. Strumento il solito stile BMW, però è molto molto bello. E è completa, è tutto. Adesso prezzo si sa, BMW quando vai in concessionaria nuda non la trovi quei pacchetti, pertanto da un prezzo base di 20.000 vai a spendere 25.000, glieli darei. Francamente no, se le mie condizioni economiche fossero diverse, cioè avessi veramente soldi da investire, sì, la prenderei, quello sì. Però per le tasche diciamo proletarie, no, purtroppo non fa per me. Ero molto curioso di capire le prestazioni, cosa ti offriva una moto del genere. Comunque, essere sinceri, offre tanto, è un bel prodotto, fatto bene. Speriamo che anche le prime serie non presentino difetti congeniti. E adesso torniamo a riportarli in concessionaria. Purtroppo, perché dobbiamo dire la sincera verità, è un piacere guidarla.
eccoci qua.